Protagonista, la patata. Allora, quante volte vi è successo, magari mai, però probabilmente a molti di voi è successo, di andare a mangiare in questi locali dove servono la patata al cartoccio, aperta a metà, con sopra la panna acida oppure altri ingredienti, altri condimenti, il burro fuso e tutto. E sicuramente vi sarà venuto un po' il nervoso perché a un certo punto mangiando la panna acida o il burro finisce e mangiate la patata da sola, che è buonissima. Allora abbiamo pensato a qualche cosa per rendere ancora più interessante questo modo di mangiare le patate. Vi faccio vedere come si fa? Facilissimo, tra l'altro. Allora, già pronto, teglia con delle patate. Più o meno cercate di trovare delle patate più o meno siano delle stesse dimensioni, perché in questo modo la cottura sarà uniforme. Si mettono in forno a 200 gradi per una quarantina di minuti. Quindi questo è il primo passaggio, poi ci vediamo dopo. Ecco come si presentano dopo questa prima cottura. Vedete, sono tutte grinzose e quasi la pelle si sta staccando dalla polpa. Questo è esattamente l'effetto che dobbiamo ottenere. Allora, ora si possono o tagliare a metà, così, e quindi metterle in piedi, però nel caso dobbiamo tagliare un po' qui, oppure tagliarle a metà per il senso della lunghezza. Ma questo scegliete voi come farlo. Io faccio la cosa un po' più complicata, ma anche più divertente, ovvero le taglio nel mezzo e le metto in piedi. Devono stare in piedi, no? Se non stanno in piedi, tagliate leggermente un pochino la base e ne fate una base. Ta-da! Non è una cosa così complicata, però l'ho voluta fare lunga proprio per darmi importanza. Ora, con un po' di delicatezza, non è una dote, è una delle mie doti principali, però dobbiamo scavare e togliere la polpa. Più scavate, più si aromatizza la patata che c'è all'interno. Teglia da forno, un filino d'olio nel fondo, ma potete mettere anche tranquillamente della carta forno. E si vanno a mettere queste coppettine di patate. Vado ad aggiungere alle patate, alla parte della patata che ho tolto, il burro, burro che è morbido, perché ormai le patate si sono abbondantemente raffreddate, ma nel caso fossero bollenti, il burro non è necessario che sia morbido. E ora si fa incorporare bene. Questo lavoro fatelo a mano, non lo mettete in macchina perché altrimenti poi diventa elastica la patata. Credo probabilmente l'avrò detto anche in qualche altro video, ma diventa una cosa pessima. Aggiungete del parmigiano, un paio di pugni abbondanti di parmigiano. Allora, ora farò tre tipi di farcitura differente. Prima farcitura con Emmental, seconda farcitura con la pancetta, terza farcitura con la panna acida. Poi scegliete voi, potete fare anche una cosa che farò, un paio le lascerò assemblare tutto insieme, quindi panna acida, pancetta e Emmental. Squisito. Ora vado a fare un po' di pancetta, più la tagliate fine, si cuoce più velocemente e soprattutto si impasta meglio. È anche parecchio buona. Senza grassi. Mentre la pancetta sta andando, vado a preparare un po' di Emmental. Lo potrei grattugiare, ma non lo voglio fare. Lo voglio fare a cubettini, perché se mi viene una striscia che non riesco a fare a cubettini, la mangio. Buona. Cominciamo a preparare i composti. Primo composto, quello con l'Emmental. Quantità esagerata, ma veramente esagerata, ma ci sta. Allora, comincio a farcire. Ma non ho fatto il conto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Come fanno ad essere 17? Ah, sono dispari perché in effetti un pezzo di patata era rovinato, l'ho buttato via. Quindi
mi sono perso il conto, diciamo sono 5 qualche cosa a tipologia. Secondo, con la pancetta, e metto la pancetta. Cominciamo a farcire con la pancetta. Ultimo, ecco la panna acida. Diamo un buon cucchiaione. Due avvertenze importanti. Uno, tutti gli ingredienti li trovate su www.casapappagallo.it, dove troverete la ricetta, lo svolgimento e tutti gli ingredienti. E poi ho fatto una cosa mentre l'operatore non mi stava seguendo. Ho salato le patate, quindi mi raccomando, quando fate l'impasto, quello di base, quello quando aggiungete il burro, mi raccomando il sale. Se volete anche il pepe, ma io non l'ho messo. Mi raccomando, eh. Come avevo detto, poi ci saranno le ultime che metterò tutto insieme, cioè quindi tutti i tre tipi di impasto le metto insieme. Qui tra l'altro ho anche rinforzato con altro Emmental ancora. Ormai l'impasto devo finire, quindi queste saranno un po' più ciccione. Buono. Sopra parmigiano. Allora, ora si va in forno. 200 gradi per 10 minuti e poi si finisce con solo grill, ci vorranno circa 5 minuti. Quando c'è una bella gratinatura sopra, sono pronte. Si vede fra pochi minuti. Sono uscite dal forno da pochissimo, infatti la temperatura credo sia fusione, ma intanto opla, si impiattano, si sceglie una con doppia farcitura, una con la pancetta e questa con l'Emmental. Bruciano, che è una cosa meravigliosa. Però io sono un temerario, sono veramente un temerario quando c'è da mangiare, soprattutto. No, perché vi volevo far vedere questa cosa qui. Allora, la tiro fuori, magari è meno bella questa cosa qui, ve la faccio vedere. Guardate la cremosità. Non so se riuscite a percepire quanto è cremoso l'interno. Ovviamente, ora c'è l'assaggio. Ho quasi paura. Ma la gola è superiore alla paura. Molto superiore. No. Oh. Non brucia tantissimo. No, brucia, brucia. Però mamma mia, mamma mia che bontà. Poi la parte esterna è diventata tutta croccante. Fatele perché sono spettacolari, ma davvero spettacolari, eh? Mamma mia. Alla prossima.